voi conoscete qualcuno che detesta i romanzi? Come categoria proprio, eh? Non sto parlando di gente che non legge. Dico gente che legge e molto anche, ma solo saggi o al limite biografie, storie vere, insomma, niente letteratura in senso classico, che presuppone creatività e fantasia. Non posso e non voglio addentrarmi nelle ragioni precise per cui una persona non ama la letteratura nel senso dei romanzi. E se ci va invece soltanto di saggi di vario tipo, a volte letteratura scientifica di livello elevato, altre volte meno, oppure divulgazione a vari livelli, ma sempre e solo fatti concreti, reali, oppure fatti meno direttamente tangibili. Tipo qualche saggio di sociologia, testi di filosofia, teologia, insomma, discipline che comunque hanno un impatto direttamente o indirettamente sulla vita reale. Qualche soggetto così un pochino più borderline si spinge fino ai libri di storia, però mai cose anche solo lontanamente romanzate. Come se, dicono loro, l'immaginazione fosse una cosa inutile per chi scrive e per chi legge. È una prospettiva curiosa. Un punto di vista interessante che ha una sua logica. Siccome io conosco alcuni di questi soggetti, rispetto alla loro scelta, anche se evidentemente non la condivido, nel corso degli anni ho provato a chiedere a queste persone perché. Le risposte sono state abbastanza vaghe. C'è chi dice che non vuole perdere tempo con cose inventate, c'è chi dice che lo perde anche volentieri, ma allora preferisce farlo col cinema, anziché attraverso le pagine di un libro. In alcuni c'è proprio un'avversione fatta e finita nei confronti del romanzo in quanto tale. C'è chi non ne legge proprio mai, magari per anni e anni, c'è chi se ne concede uno di quando in quando per i motivi più diversi. E spesso, attenzione, e io poi glielo rinfaccio a queste persone, spesso queste persone ne rimangono colpite da quell'unico romanzo ogni 10 anni. Questo romanzo magari fa breccia nella mente e nel cuore di queste persone, poi ne decantano le virtù per un sacco di tempo, però, questo non basta a farli appassionare al genere. Di solito, almeno quelli che conosco io, sono tutte persone intelligenti, brillanti nelle loro discipline e hanno avuto una formazione di solito scientifica o tecnico-scientifica. Ovviamente hanno colleghi apparentemente simili a loro che invece leggono moltissimo e con entusiasmo, però loro no. Spesso si tratta di persone molto pragmatiche che non cedono volentieri all'idea di leggere un libro di fantasia, eppure se si nutrissero un pochino di letteratura scoprirebbero che le pagine di un libro non di rado illuminano aspetti del lettore di cui nemmeno il lettore stesso è ben consapevole. Lo diceva Marcel Proust, ogni lettore legge innanzitutto se stesso attraverso il libro, eccetera, eccetera. Ci torneremo su magari. Forse allora in qualcuno la mancanza di passione per i romanzi potremmo pensare che derivi da una scarsa propensione a guardarsi dentro. Perché ci sono altri modi. Ho in mente persone che leggono molti testi di filosofia e rifuggono dai romanzi, e quindi è chiaro che in quel caso per loro le riflessioni su se stessi e sul mondo trovano spazio lì in quell'ambito, in un modo quindi più sistematico, più razionale, rispetto al fluire libero delle emozioni che ti sorprendono mentre sfoggi le pagine di un bel romanzo. L'altro aspetto può essere poca propensione a entrare in sintonia con i personaggi, a provare empatia, insomma, poca voglia di calarsi nei panni altrui. Non che leggere un romanzo significhi necessariamente identificarsi con un personaggio, a volte sì, però non sempre. Però nella testa dei personaggi ti devi lasciar condurre dall'autore, se no che letteratura sarebbe? La letteratura di valore si riconosce anche da questo. Da quanto l'autore attraverso la sua prosa riesce a far vibrare le corde del cuore del lettore, se le emozioni dei suoi personaggi diventano le emozioni del lettore, così, no? Altri ancora non amano i romanzi perché usano troppe parole, ci sono descrizioni troppo lunghe, troppe immagini, troppa astrazione. E infatti una sottocategoria di coloro che odiano i romanzi riesce ad apprezzare qualche giallo, magari di quelli non lunghissimi, con la prosa molto asciutta. Tac tac tac, azione reazione, causa effetto e via. Fine. Per alcuni poi è proprio una questione di tanto non imparo niente di utile, se lo imparo devo perderci un sacco di tempo per trovare uno o due insegnamenti o riflessioni utili tra le righe, allora scrivimile in mezza pagina e buonanotte a secchio. Sono
sono tutti punti di vista diversi. È la complessità della mente umana che in qualunque modo funzioni e purché sia orientata in modo positivo, va sempre bene ed è sempre una cosa meravigliosa. Alla prossima storia.